Oggi 14 giugno 2023, inizia la lezione con Rav Arbib, Bekavod Rav Arbib. Bene, allora, facciamo, diciamo, qualcosa, non la studiamo, diciamo qualcosa sull'ultima parte della Parashah di Re che stiamo più o meno studiando. L'ultima parte è una parte molto nota della Parashah di Re ed è la cosiddetta Parashat Moadim, cioè la Parashah delle feste. Ora, la Parashah delle feste non è solo nella Parashah di Re. Nella Parashah di Re è già la terza volta che vengono ricordate le feste. La prima volta viene ricordato nella Parashah di Emor, libro di Vayikra. La seconda volta nella Parashah di Pinhas, nel libro di Bamidbar, la terza volta in Re. E la prima domanda è: che differenza c'è? Che differenza c'è fra le 3 volte in cui vengono ricordate le feste? Il Sifre dice questo, che la prima volta nella Parashah di Emor le feste vengono ricordate Mipene Sidran, per dirci l'ordine delle feste, quando capitano, eccetera, eccetera. Invece, nel libro di Bamidbar, nella Parashah di Pinhas, vengono ricordate Mipene HaKorban, per il sacrificio. La Parashah di Pinhas ci sono tutti i sacrifici e le feste, e infatti la Parashah di Pinhas noi la leggiamo in tutte le feste come secondo Sefer, il Sefer in cui ricordiamo i sacrifici della festa. Più complicato capire perché vengono ricordate le feste nella Parashah di Re, cioè quella che stiamo studiando adesso. E qui il Midrash in Sifre dice Mipene Atzibur, per il pubblico, e non si capisce cosa voglia dire in realtà. Il Malbim spiega questo Mipene Atzibur in questo coso, in questo modo. Il Mishneh Torah Shana Akol Kol Israel dice praticamente che nel Mishneh Torah, nel libro di Devarim, che è chiamato Mishneh Torah perché è chiamato ripetizione della Torah, perché Moshe in realtà ripete la Torah, libro di Devarim, beh, nel Mishneh Torah Moshe raduna tutto il popolo e spiega a tutto il popolo le halachot delle feste. Spiega a tutto il popolo tutte le regole delle feste. E quindi il Penea Cibù, secondo il Malbim, vuol dire che raduna il Cibù, raduna il pubblico, e in questo modo, e questa è la particolarità di questa parasha. Un altro commentatore, un commentatore del Novecento, che è Rabbi David Zvi Hoffman, dice che secondo lui in realtà non è così, ma che secondo lui c'è un errore di stampa nel Sifre. Nel Sifre c'è un errore di stampa, non se lo inventa l'errore di stampa perché riporta un'altra fonte che è il Midrash Agadol, e nel Midrash Agadol invece che Mipene Atzibur c'è scritto Mipene Aibur. Che cos'è l'Ibur? Ibur indica il fatto che la donna è incinta, questo è l'Ibur, essere incinta. Sì. Donna Meuberet è una donna incinta. Però cosa c'entra l'Ibur con le feste? C'entra in questo modo. Allora, voi sapete che il calendario ebraico è un calendario doppio, è un lunario, ma è in realtà anche solare, cioè segue la luna e segue anche il sole. Perché? Che senso che segue il sole? Nel senso che c'è una specie di correzione solare a un calendario lunare. Perché c'è questa correzione solare al calendario lunare? La correzione solare in realtà è questa, che noi ogni tanto facciamo 2 mesi di Adar, facciamo Adar Rishon e Adar Sheni. Si aggiunge un mese. Perché si aggiunge quel mese? Perché le feste devono capitare in stagioni particolari.
stagioni particolari devono capitare le feste. Le feste non possono capitare in tutte le stagioni. Se noi avessimo solo un calendario lunare, le feste potrebbero capitare in tutte le stagioni, in particolare la festa di Pesach potrebbe capitare di primavera, potrebbe capitare d'estate, autunno, d'inverno, a seconda del giro delle feste. Però la festa di Pesach non può capitare in qualunque stagione. Per la festa di Pesach è detto in maniera esplicita che non può capitare in qualunque stagione, perché della festa di Pesach è detto che deve capitare Bechodesh Ha'aviv, nel mese della primavera. Quindi Pesach deve per forza capitare a primavera. Dove è detto che Pesach deve capitare Bechodesh Aviv? In questa parasha, nella parasha di Re. La parasha di Re c'è scritto a proposito di Pesach Bechodesh Aviv. E quindi in realtà tutta la questione dell'Ibur, cioè dell'aggiungere un mese, in questo senso l'anno è incinto. L'anno è incinto perché si aggiunge un mese. Questa è la Shana Meuberet, traduzione, diciamo, letterale del termine Shana Meuberet, significherebbe anno incinto. L'anno è incinto perché all'anno si aggiunge un mese. Quando è che si aggiunge un mese? Quando c'è il pericolo che Pesach non capiti nella stagione giusta. Cosa succedeva? Quando c'era il Sanedrin, succedeva che il Sanedrin si riuniva e stabiliva se era il caso di aggiungere un mese o di non aggiungere un mese. C'era una procedura particolare per stabilirlo. Veniva stabilito sulla base di realtà della situazione dell'agricoltura, del tempo, del clima, eccetera, eccetera. In questo modo, adesso noi non abbiamo più il mese che viene aggiunto in quel modo. Il mese viene aggiunto, ci sono dei calcoli molto complicati che sono stati fatti e abbiamo sostanzialmente un calendario russo. Bene, allora cosa dice Rabbi David Zvi Hoffman? Zvi Hoffman dice che in realtà, secondo il Midrash HaGadol, in realtà questo non l'avevamo previsto, ma che passava in quel modo. Secondo Midrash HaGadol, il motivo per cui si ripete nella parasha di Re, le feste si ripetono per l'Ibur, cioè per la possibilità di aggiungere un mese. Perché? Perché proprio nella parasha di Re c'è questa necessità dell'Ibur? Perché la parasha di Re è quella che sottolinea in maniera più netta la stagione in cui capitano le feste, non solo su Pesach in realtà lo dice sostanzialmente di tutte le feste. Vi leggo: allora, per quanto riguarda Pesach viene detto Bechodesh Aviv, nella festa, nel mese della primavera. Per quanto riguarda Shavuot viene detto Me'echel Chermesh Bakamah, da quando insomma la falce comincia a tagliare il grano e quindi periodo della mietitura. E per quanto riguarda Sukkot, c'è scritto Be'osfecha migornecha umikvecha, nel tuo raccogliere, quindi festa del raccolto, in particolare Sukkot è anche festa del raccolto dell'uva, eccetera, eccetera. Bene. Quindi in realtà l'interpretazione di Zvi Hoffman in realtà è più ragionevole, diciamo così, è più mitkabel haDaat, non so tradurre mitkabel haDaat in italiano, è più, insomma, più di buon, non so, vabbè. Comunque, insomma, è Un'accettazione con buon senso. più facile da accettare. Insomma. E beh, comunque la fonte è Emilia Shagadol che dice Mipenei. Bene, quindi in realtà in questa parasha viene sottolineato l'aspetto stagionale e agricolo delle feste, molto più che in altre parasce. Ora, su questa faccenda dell'aspetto stagionale e agricolo c'è una discussione che è andata avanti soprattutto nell'ultimo secolo, diciamo così. Col ritorno degli ebrei in Israele, soprattutto gli ebrei non religiosi, hanno pensato di
festeggiare le feste, ma sottolineando l'aspetto agricolo. L'aspetto agricolo, l'aspetto della festa agricola, e sostenendo che in realtà le feste erano sostanzialmente delle feste agricole a cui poi è stato aggiunto qualcosa di religioso, sostanzialmente. E questo è il modo in cui lo hanno festeggiato. Sukkot è stata ampiamente festeggiata, per esempio, nei kibbutzim della Shomer HaTzair, però come festa dei raccolti, non come festa religiosa, ma come festa dei raccolti. Ora, è veramente così? Veramente le feste sono feste agricole? Sicuramente un aspetto agricolo c'è, su questo non c'è dubbio. Ma che le feste siano feste agricole è molto dubbio. Che questo sia l'aspetto principale, l'aspetto fondamentale delle feste, questo è molto dubbio. Anche perché la Torah non ci dice mai di fare delle cose che facciamo per conto nostro. Tanto per essere chiari, la Torah non ci dice di mangiare, non c'è scritto da nessuna parte che dobbiamo mangiare. Ovviamente dobbiamo mangiare, ma non c'è scritto da nessuna parte che dobbiamo mangiare. Non ci dice neanche di essere gioiosi o anche di essere tristi, non ce lo dice. Succede che noi siamo gioiosi e siamo tristi. Questi ci vengono, queste cose, questi sentimenti, questi atteggiamenti ci vengono naturali. La Torah non interviene su ciò che ci viene naturalmente. O meglio, interviene su ciò che ci viene naturalmente, ma non per dirci di farlo, per metterci dei limiti. Questo è quello che fa la Torah. La Torah non ci dice di mangiare, ovviamente dobbiamo mangiare per sopravvivere, però la Torah ci dice che una serie di cose noi possiamo mangiare. La Torah non ci dice di essere tristi, ma ci dà una serie di regole sulla tristezza, sul lutto, eccetera, eccetera. Ci dà una serie di regole, ci dice in che modo essere tristi. Insomma, la tristezza è naturale, il sentimento è naturale, la Torah non ci può prescrivere il sentimento, però ci dice come. E ci mette dei limiti, ci mette anche dei limiti alla tristezza. Non possiamo essere tristi per la vita. Il lutto a un certo punto finisce e deve finire. Non è che posso decidere che il lutto non finisce, il lutto deve finire. Questo vale per tutto, in realtà, e vale anche per la gioia. Anche la gioia è una gioia, la gioia è naturale, la Torah ci dice però in che modo essere gioioso. Ora, se è così però, la domanda è questa. In questa parasha viene sottolineata la gioia delle feste. Viene sottolineata però in maniera un po' particolare. Allora, la gioia delle feste viene sottolineata a proposito di due feste e non a proposito della terza, o meglio della prima. Allora, si parla di gioia delle feste a proposito di Shavuot. Shavuot viene detto che bisogna essere gioiosi. È detto a proposito di Sukkot ed è detto due volte. Viene ripetuto due volte a proposito di Sukkot. Vesamarta bechaghecha veaita ach sameach, gioirai nella tua festa e sarai soltanto felice. Quindi la Sukkot viene ripetuta due volte, non viene detta affatto a proposito di Pesach. Di Pesach non c'è un ricordo, non c'è neanche un ricordo della gioia. Beh, domande a questo punto sono: uno, perché la gioia è importante, okay? Perché se la gioia è qualcosa che mi viene naturale, se abbiamo detto che in realtà non c'è bisogno di dire quelle cose che vengono naturali, allora la domanda è perché allora qui si vuole sottolineare la gioia? La festa viene sottolineata, Sukkot viene sottolineata addirittura due volte, tanto è vero che noi chiamiamo Sukkot Zeman Simchateinu, tempo della nostra gioia. Quindi la prima domanda è perché la gioia è importante. La seconda domanda è perché a Pesach non viene ricordata su cosa viene ricordata due volte? Perché Pesach, non so, non è una festa gioiosa? Forse Pesach la immaginiamo forse come la festa più gioiosa, non lo so. Eppure a Pesach la Torah non parla di gioia. La gioia a Pesach non viene ricordata. Cominciamo a Sukkot. La festa per eccellenza della gioia,
è la festa in cui viene ricordata addirittura due volte. Viene ricordata in modo particolare. Perché cosa viene detto? Verita ach sameach, e sarai soltanto felice. Perché vuol dire sarai soltanto felice? Qui abbiamo due interpretazioni di questo sarai soltanto felice. Interpretazione, da parlamentanti, con Cradà in particolare, per esempio, Rabbi Avrami Ben Ezra, Ben Ezra dice: Ach velo tiek imken. Dovrei essere felice e non devi essere altro che felice. Cioè, non essere triste, non pensare ai tuoi problemi, non farti deviare. Questa festa deve essere dedicata alla gioia, quindi non ti far deviare da altre cose, sì, sono tanto felice. Sono felice. Questo è il tuo compito a Sukkot, di essere solo felice. Poi c'è anche un'altra interpretazione. La prendiamo da un commentatore meno noto, diciamo così, che si chiama Rabbi Moshe Chefetz, ha scritto un libro che si chiama Melechet Machshevet. Moshe Chefetz dice che in realtà c'è un problema. Il motivo per cui a Sukkot viene ricordata la gioia in questo modo è perché c'è un problema. Allora, che cos'è Sukkot? Sukkot è il momento del raccolto, no? Il momento in cui abbiamo finito di raccogliere. È un momento di straordinaria gioia. Le feste del raccolto erano feste di straordinaria gioia. Ed erano feste in cui non c'era niente da fare perché era finito. Hanno lavorato come pazzi per un lungo periodo, hanno faticato enormemente, adesso finalmente possono riposarsi e dedicarsi a essere felici. Abbiamo Shefes dice: beh, in questa felicità c'è un pericolo. Perché c'è un pericolo? Perché il momento in cui c'è la felicità del raccolto insieme al fatto che non si faccia nulla, non c'è niente da E fare, la pancia piena. non c'è niente da fare, è pericoloso. La gente perde i freni inibitori. La gente a questo punto rischia una gioia che è una gioia che oltrepassa i limiti. Le feste del raccolto erano le feste in cui sicuramente ci si ubriacava, questo era, poi non ci si ubriacava soltanto, si faceva anche altre cose. Ok? Il pericolo, dice Rabbi Moshe Chefetz, è una gioia senza freni, una gioia senza freni che mi porti a fare delle cose sbagliate, delle cose vietate, una gioia che sconfini nel Schokve che Kallutrosh, dice lui. Non so tradurlo, vabbè. Insomma, nella leggerezza di testa, letteralmente. Una gioia in cui perdo i freni, eccetera, eccetera. Moshe Chefetz dice che questo sia il pericolo, è testimoniato da una cosa che noi abbiamo a Sukkot e anche a Pesach. Ed è il periodo, noi a Sukkot e Pesach abbiamo il periodo di Chol HaMoed. Il periodo di Chol HaMoed è un periodo di festa, però festa in cui è permesso, per esempio, lavorare entro certi limiti, è permesso lavorare, è permesso fare alcune cose. E Rabbi Moshe Chefetz dice: perché hanno permesso di lavorare? Perché in realtà il lavoro è un'ottima cosa per evitare di superare i limiti. Sei impegnato a lavorare, Non c'è. non eccedi, okay? Almeno sei impegnato in qualcosa. Questo è il motivo secondo, Moshe Chefetz, del lavoro di Chol HaMoed, del fatto che sia permesso lavorare. Entro certi limiti, ripeto, perché ci sono dei divieti. In realtà ci sono dei divieti. E allora, come interpreta Rabbi Moshe Chefetz Vayita Ach Sameach? Non lo interpreta come lo interpreteremmo noi e come lo interpreta Ibn Ezra, cioè solo felice tutto il tempo dedicato alla felicità, ma come i Chachamim nel Talmud interpretano la parola Ach.
C'è un passo del Talmud che dice che ogni volta che nella Torah c'è scritto Ach Verak, ba Lemaet, che ogni volta che c'è scritto Oach Orak, viene a diminuire. Quindi, che vorrebbe dire Ach Sameach? Non sei felice senza nessun'altra preoccupazione se non la felicità, ma essere solo felice e non troppo. Una felicità moderata in qualche modo, una felicità che non superi i limiti, che non ti faccia andare in escandescenze. Questa è la felicità. Quindi, Ach Sameach non vorrebbe dire soltanto felice, senza limiti, senza preoccupazioni, come dice Ben Ezra, ma solo felice, ma non più che felice, insomma, non esagerare. Questo è Ach Sameach secondo. Rimane la domanda del perché questa cosa e quindi attenzione, rientreremo in quello che abbiamo detto a proposito dell'intervento della Torah su ciò che ci viene naturale. La Torah non ci dice di mangiare, però ci dice cosa dobbiamo mangiare e ci dice cosa non dobbiamo mangiare. Beh, con l'interpretazione di Hefez va benissimo. La Torah non ci dice in realtà di essere gioiosi, è ovvio che dobbiamo essere gioiosi, è ovvio che siamo gioiosi nel momento in realtà, no? Ci dice di non esagerare, ci mette dei limiti, come mette dei limiti al cibo, mette dei limiti anche alla gioia. Però invece ricordiamoci che c'è anche l'altra interpretazione, quella di Ben Ezra, che dice invece no, felicità, punto e basta. Ovviamente anche Ibn Ezra non pensa che possiamo ubriacarci o fare le orge, però non dice questo, non dice che questo è il significato, non dice che questo sia perverso. Che sia così è ovvio per Ibn Ezra perché la Torah non ci permette di fare queste cose, ci sono altri limiti che la Torah ha già posto, non c'è bisogno di dirlo esplicitamente per la festa di Sukkot, basta leggersi la Torah per capire che queste cose non si fanno. Quindi non ha bisogno di aggiungere, però solo felice vuol dire soltanto felice, senza preoccupazioni, eccetera, eccetera. Proveremo poi a approfondire un momento quello che dice Ibn Ezra. Però prima dobbiamo ancora rispondere a una domanda. La domanda è: perché Pesach no? Perché a Pesach non è detto siate felici? Cioè? Sono felice di scelta, ma non sono liberi intorno dentro e non sanno cosa hanno davanti. Sanno che vanno nel deserto. Quando decidono di obbedire, lo fanno con entusiasmo, però cioè, non è come su cotte raccolto e c'hai i solai pieni Sono pieni nel qua. deserto, anche a Sukkot. Sono nel deserto, a Sukkot. Sì, ma avevano già sperimentato la capanna, la protezione, la supposta persona, la capanna e la nuvola di Dio che gli era Hanno tutto attorno. sperimentato le piaghe d'Egitto, la sconfitta del faraone, mica poco, anche lì hanno sperimentato i miracoli, ne hanno sperimentati anche lì, anche a Pesach. Perché la felicità è solo in Israele. La gioia dei Bene Israel Solo in Israele è sta anche a felicità. Sukkot, quindi la Sì, sofferenza. ma la Sukkah ricorda il periodo del deserto. Alla nube. Tu sei D'accordo. uscito dopo il sacrificio. Comunque, vi dico la risposta che dà lo Yalkut Shimoni, che dà lo Yalkut Shimoni. Cushimoni dà due risposte. Cushimoni, no, forse non è così lontana quello che dice Maisa. Comunque, la risposta del Cushimoni sono due. La prima risposta che dà il Cushimoni è: Shebe Pesach attevuah nidonet ve'en Adam yodea im ose ashana attevuah im ena osa. Allora, a Pesach noi veniamo giudicati per il raccolto dei cereali, ma non c'è ancora il raccolto. A Pesach cominciano a venire fuori i primi cereali, in realtà viene fuori l'orzo, comincia, sono le primizie di orzo. In realtà a Pesach un contadino non sa se avrà raccolto o non l'avrà, ancora non lo sa. È in dubbio, il raccolto ci sarà
50 giorni dopo, in realtà, in quel momento ancora non lo sa e quindi non può essere completamente gioioso perché rimane col dubbio, con l'incertezza su cosa succederà dopo. Marisa dice la stessa cosa legata non al raccolto, ma legata all'uscita dall'Egitto. Quindi non è così Sì. lontano. In realtà quello che dice Marisa, cioè Marisa dice è incertezza. È Ok. una sabbia. È l'incertezza. Va bene, quindi possiamo aggiungere il commento di Marisa sicuro. Nel più a volte, nel più a No. volte. Ok. Dopodiché lo Yalkut dà un'altra interpretazione del perché a Pesach non c'è scritta gioia, e questa è un'interpretazione che probabilmente conoscete già, anche se voi la riferite a un'altra cosa. Qual è il motivo? Davar acher bishvil shemetu bo amitrim. Perché Abbiamo sono dovuto morti gli uccidere egiziani. così come non possiamo Così, perché sono morti gli egiziani. Questa cosa è nota per un altro Midrash che lo dice in maniera un po' più poetica. Lo dice Midrash in Masechet Sanedrin, in realtà. Masechet Sanedrin dice questo, che quando gli ebrei passano il mare, i Malachei Hasharet, gli angeli, vogliono dire una Shira, vogliono dire una cantica, e Dio dice agli angeli: Ma sei adai tov im bayam, l'opera delle mie mani affoga nel mare e voi cantate? Non potete cantare. E questo è il motivo, come avete detto, per cui non si dice l'allel nei 6 giorni successivi. Lei si dice all'El completo, ma si dice nei primi 2 giorni di Pesach, anzi veramente nel primo giorno di Pesach, i primi 2 giorni è in Golà, però in realtà è il primo giorno, mentre negli altri giorni di Pesach noi non diciamo l'Allel, diciamo metà Allel, che significa non dirlo sostanzialmente, non dire metà Allel è come in realtà dire che non è obbligatorio dire Allel, è vero che Sefarditi sulla metà Hallel non dicono Berachà, non c'è la Berachà, mentre gli Ashkenazim la dicono la Berachà, gli italiani anche dicono la Berachà, non la Berachà di Gmoret Hallel, di concludere l'Hallel, ma la Berachà di Gmoret Hallel. I Sefarditi, almeno la stragrande maggioranza dei Sefarditi, non dicono la Berachà sulla metà. Questo va bene. Ok, quindi questo è il motivo. Il secondo motivo è che sono morti gli egiziani. Il primo motivo è l'incertezza, il secondo motivo è che ci sono dei morti e la cosa non è stata semplicemente una gioia soltanto del popolo ebraico, ma c'è stata anche la morte degli egiziani. Bene, adesso io vorrei provare a tornare sulla felicità e sulla gioia e sull'importanza della gioia. Ora, questa cosa dell'importanza della gioia, e in particolare della gioia delle feste, è molto sottolineata nella tradizione ebraica. Ramban dice che la gioia è una grande mitzvah ed è un grande lavoro, è una cosa su cui lavorare, su cui impegnarsi. Ok, allora, noi siamo abituati a considerare le feste di Tishri, che sono inizio, le grandi feste di Tishri, in questo modo. Abbiamo le due grandi feste, abbiamo Rosh Hashanah e Kippur, e poi arriva Sukkot e ci si può un po' rilassare. Le grandi feste sono Rosh Hashanah e Kippur, Sukkot è un po' più rilassante, secondo me, questa grande festa. Ok? Su questo perlomeno vi aguastavo. Ok? Mi viene molta meno gente. Va bene. In realtà l'interpretazione che danno i Chachamim delle feste è che le feste sono un crescendo. Cominciano Rosh Hashanah, continuano con Kippur e Sukkot è il momento culminante delle feste yiddish. Quindi Sukkot è il momento culminante. Quindi, se rimaniamo alla famosa gioia, perlomeno nell'interpretazione di Ibn Ezra,
La gioia di Sukkot è in realtà il momento culminante della festa, perché la gioia di Sukkot viene dopo Rosh Hashanah e Kippur? Beh, viene dopo Rosh Hashanah e Kippur perché Rosh Hashanah dovrebbe liberarci, se presa in maniera giusta, da una serie di preoccupazioni. Quali sono le preoccupazioni? Qual è l'elemento centrale di Rosh Hashanah? L'elemento centrale di Rosh Hashanah è il fatto di proclamare Dio come re. Che significa proclamare Dio come re? Vuol dire che non ho altre cose che mi dominano, non ho altre cose che mi stanno sopra. Quindi io dovrei smettere di preoccuparmi di tutto quello che mi sta intorno, perché io dico che in realtà tutto dipende da cada fuoco. Ricordiamoci, caro Sassanà, noi diciamo la tefilà la Parnassà, per esempio, per quello che guadagneremo durante l'anno. Perché? Perché noi diciamo che a Rosh Hashanah si decide la Parnassà, cioè stiamo dicendo che la Parnassà non la decide, non la decidono i governi, non la decidono le borse, la decide Kadosh. Questa è Rosh Hashanah, quindi ci liberiamo da un tipo di preoccupazione. Kippur, invece, ci dovrebbe liberare da un'altra preoccupazione. La preoccupazione sono tutti gli errori che abbiamo fatto e che ci portiamo dietro. E questo è un fardello pesante da portare. Se di questo fardello non ci liberiamo, noi non possiamo mai essere veramente gioiosi. Il fardello, in qualche modo, si deprime, è un fardello che eppure è il momento in cui teoricamente ci liberiamo dal fardello. E a questo punto possiamo essere gioiosi. E quindi Sukkot è il momento conclusivo da quel punto di vista. Ma visto che Kippur, Shoshana, Kippur e Sukkot sono l'inizio dell'anno, in qualche modo Sukkot dovrebbe dare l'impronta a tutto l'anno. E l'impronta che Sukkot dà a tutto l'anno è quella della gioia. Ora, in che modo? Vabbè, la domanda è questa. In che modo la gioia, prima cosa perché la gioia è importante? Continuiamo a porci la domanda. E poi, come si fa? In che modo si riesce a essere gioiosi? È facile da dire siate gioiosi, è un po' difficile da fare, è un po' difficile da applicare una cosa del genere. Cominciamo col dire perché la gioia è così importante. Perché sostanzialmente senza gioia si vive male. Questo è l'elemento, credo che sia l'elemento fondamentale. Si vive male, si vive. Ma poi c'è anche una sala lontana. Sì, questo è una delle condizioni perché un profeta riceva la profezia che sia in stato di gioia. Un profeta non può ricevere la profezia se non è in stato di gioia. Se non è in simcha, non può ricevere la profezia. Non solo questo. Noi parliamo della cosiddetta simchata mitzvah, della simcha per le mitzvot, la simcha nel fare le mitzvot. La cosa notevole che dice Rabbi Moshe Feinstein, è stato forse il più grande posek di Halakha del Novecento, rabbino russo, vissuto negli Stati Uniti, è stato il punto di riferimento principale di tutto l'ebraismo americano dal punto di vista di Halakha. Moshe Feinstein pone un suo commento alla Torah. Pone una domanda che riguarda l'ebraismo americano, che riguarda l'ebraismo americano. La domanda che pone Feinstein riguarda l'ebraismo americano è: gli ebrei americani, quando arrivano negli Stati Uniti, gli ebrei non americani, soprattutto di origine russa, polacca, che arrivano negli Stati Uniti, inizio Novecento, siamo questo è il periodo inizio Novecento. Arrivano negli Stati Uniti, sono in genere ebrei, assolutamente religiosi,
e si trovano negli Stati Uniti davanti a difficoltà enormi, veramente enormi. Noi siamo abituati agli Stati Uniti ipertolleranti, eccetera, eccetera. Beh, una delle cose che praticamente impossibile, quasi impossibile, era non lavorare di Shabbat. Il lavoro di Shabbat era assolutamente obbligatorio. Chi decideva di non lavorare di Shabbat perdeva il posto. Ci sono stati moltissimi ebrei che hanno perso il posto, che sono stati licenziati, che hanno dovuto superare difficoltà enormi, enormi. Adesso il non lavoro di Shabbat in Italia è tutelato, okay? Tutelato per legge. Non è sempre stato così, non è sempre stato così, assolutamente non è sempre. E non era, e io non so se negli Stati Uniti ancora oggi sia così. Ancora oggi è così. C'è Carli Segni che mi ha raccontato, l'ha fatto stage negli Stati Uniti molti anni fa. E lui mi ha detto che, per esempio, provare a non lavorare in un ospedale. In Italia è piuttosto semplice, si scambiano i turni, eccetera, eccetera. Negli Stati Uniti era praticamente impossibile. Era praticamente impossibile. Quindi non lo so esattamente quali siano le leggi, non so quali siano, però sicuramente gli ebrei di inizio Novecento che erano negli Stati Uniti sono in una situazione difficilissima. Molti di questi ebrei, però, lo fanno lo stesso, non lavorano di Shabbat. E non solo fanno lo stesso, osservano le mitzvot nonostante le difficoltà enormi. Comportamento eroico, dice Feinstein, straordinari, personaggi straordinari. Ma che succede? Che le generazioni successive, in buona parte, abbandonano le mitzvot. La generazione successiva abbandona le mitzvot. La domanda di Feinstein è. No, non se ne fa sapere, assolutamente non. La domanda è, ma noi diciamo che quello che conta è la Dugma Ishit, è l'esempio personale. Com'è che questi, comportandosi eroicamente, osservando le mitzvot in situazioni di enorme difficoltà, lo hanno trasmesso questo ai propri figli? E la risposta che dà Feinstein è che in realtà hanno trasmesso ai propri figli sicuramente l'importanza dell'osservanza della mitzvot, ma anche l'enorme difficoltà di osservarla. Hanno trasmesso il fatto che le mitzvot fossero una cosa che bisognava fare, però era una specie di macigno che ti stava sulle spalle perché loro poveracci erano in quella situazione in cui avevano veramente il macigno sulle spalle, non perché erano cattivi, ma perché è così la situazione. Che è successo? Che la generazione successiva ha detto no grazie. Più o meno no grazie. Ok. Quindi il problema della gioia, l'osservanza della mitzvot, è anche un problema di cosa riesco a trasmettere alla generazione successiva. La grossa domanda però è, ok, ma come si fa a essere in questa situazione di gioia? Io qui volevo riportarvi la sintesi, perché non ho tempo a farla, di una sikhah di Rav Avigdor Nevenzahl. Avigdor Nevenzahl, l'ha citato varie volte, comunque Rav Rashi della parte vecchia di Gerusalemme. Allora, Nevenzahl dice che per riuscire a vivere con gioia, noi dobbiamo innanzitutto superare una cosa, superare il senso di insoddisfazione e di mancanza che ci portiamo dietro. Che cosa ci rende tristi? Ci rende tristi il fatto che ci manchi qualcosa. Quello che ci manca ci rende tristi. Allora, c'è un famoso passo del Pirkei Avot che dice Eze u Ashir. Assamear Bechelko. Chi è felice, chi è, scusate, carino, carino lapsus, chi è ricco è colui che è felice della sua parte. Cioè, attenzione, normalmente si dice chi si accontenta della sua parte. In realtà non dice questo. Chi è felice della sua parte, chi riesce a essere felice di ciò che ha. Come si può essere felici di ciò che si ha?
tanto per cominciare apprezzando ciò che si ha. Prima cosa, dobbiamo apprezzare ciò che abbiamo. E ciò che abbiamo è tanto, in realtà, soltanto che non sempre lo apprezziamo. Lui dice, per esempio, che uno dei principi fondamentali della Torah è quello della Karat HaTov, del riconoscimento del bene che abbiamo ricevuto. E fa un elenco delle persone, per esempio, a cui noi dobbiamo riconoscere il bene. Le prime persone sono i nostri genitori, innanzitutto i nostri genitori. Attenzione, sia che i nostri genitori ci abbiano dato una buona educazione, anche se non sono genitori che ci hanno dato una buona educazione, anche se poi all'educazione dei nostri genitori ci siamo ribellati, abbiamo visto che era sbagliata, eccetera, eccetera. Abbiamo un dovere di rispetto dei nostri genitori. E va al di là anche dei loro errori. No, per scontato che i genitori commettono degli errori, va anche al di là dei loro errori. Sapete da dove lo impariamo? Lo impariamo da Terach. Chi è Terach? Terach è il padre di Avram. Se andate a vedere la fine della parasha di Noach, alla fine della parasha di Noach c'è scritto che Terach è morto. E poi, dopo la parasha, nella parasha di Lech Lecha, c'è Avram che va via dalla sua terra, eccetera, eccetera. Però se andate a fare un'operazione che i Chachamim fanno sempre, andate a contare gli anni, vedrete che quando Avram se ne va via dalla sua terra, lo sappiamo quando Avram se ne va via, all'età di 75 anni, Terach è ancora vivo, e rimarrà vivo, se non ricordo male, per altri 40 anni. Allora, perché viene detto che Terach è morto nella parasha di Noach, quando in realtà è ancora vivo? Perché, per non parlare male di Avramo, perché la domanda che le persone potrebbero porsi, ma come? Lascia il padre anziano e se ne va via? Ora, attenzione, Avramo ha ricevuto l'ordine di Dio di andarsene. Ma soprattutto, Terach non è proprio il massimo, non è proprio il padre migliore di questo mondo. Terach era quello che aveva il negozio di idoli. Terach è quello che in qualche modo consegna Avram nelle mani di Nimrod. Nimrod butta nella fornace ardente. Tra l'altro, è anche la causa indiretta della morte di un altro figlio che ha. Insomma, è un personaggino molto problematico. Eppure l'idea è che Avram avesse doveri di kavod, di rispetto, perfino nei confronti di Terach, perché comunque gli deve tanto, tanto per cominciare a gli deve la vita, piccola cosetta che comunque gli deve. Questo vale nei rapporti con i genitori, questo vale nei rapporti con la moglie, lo dico appellandomi al quinto emendamento, però va bene. Ok, attenzione, qui abbiamo una prova bellissima del dovere di gratitudine nei confronti della moglie. C'è un famoso Midrash che dice che il rapporto, Midrash, poi in realtà è un libro intero del Tanakh, lo Shir HaShirim, che immagina il rapporto fra Dio e il popolo ebraico come del rapporto fra un marito e la moglie. Quindi la moglie saremmo noi. C'è un passo del profeta Irmiah, un passo tra l'altro che leggiamo proprio a Rosh Hashanah, è un passo di Irmiah in cui Dio dice: Zaharti lach chesed neurai, io ricordo l'amore della tua giovinezza, Ahavat kelulotaich, l'amore del matrimonio. Lechtecha harai b'midbar b'eretz ozeruah, l'andare dietro di me nel deserto in una terra non seminata. Imiau dice questa cosa nel momento in cui il povero ebraico ne sta combinando di tutti i colori, ne sta combinando letteralmente di tutti i colori. Eppure, nonostante questo, Dio ricorda l'amore della giovinezza. Nonostante il popolo ebraico si stia comportando male, nonostante la moglie si stia comportando male, il popolo di Israele, così, il linguaggio usato è quello,
moglie si sta comportando male, nonostante questo ricorda che cosa? Attenzione, questo parere è carino col matrimonio, ma il parere che fa col matrimonio è questo: qual è la grandezza del popolo ebraico, il merito del popolo ebraico? L'essere andato nel deserto in una terra non seminata. Nevenzal dice che qualunque matrimonio è un deserto, una terra con una terra non seminata. In realtà tutti entriamo in un deserto in una terra non seminata. E quindi in realtà questo è un matrimonio. Il matrimonio è qualcosa in cui si entra in qualcosa del genere. Quindi affrontare comunque un matrimonio è comunque una cosa. Chi è che lo è da parte di tutte e due? Ma questo è detto soltanto da moglie, una cosa, però voglio dire. Ok. Ora, quindi di nuovo la gratitudine per quello che ho ricevuto. Ripeto, anche se poi magari adesso ricevo qualcosa di sbagliato. Noi abbiamo un rabbino del Talmud, che è Rabbi Shia, che riempiva di regali la moglie. E la moglie era terribile. Era una donna terribile. La moglie di Rabbi Shia era una donna terribile. Gli dicevano, ma insomma, non è che sia proprio il massimo, perché la riempi di regali? E lui gli rispose, beh, il fatto stesso che educhi i miei figli è tantissimo. Quindi comunque si merita tutti i regali. Infatti, secondo me, sì, con me è cattiveria. Però la cosa... Quindi, attenzione, questo, gratitudine significa questo. Significa riuscire a apprezzare, questo vuol dire apprezzare una parte, cioè non essere. Allora, qual è l'ingratitudine? L'ingratitudine è quando noi vogliamo tutto, in realtà. Quando vogliamo tutto, basta che qualcosa non l'abbiamo, a questo punto c'è l'ingratitudine. Quando riusciamo ad apprezzare una parte, questo è il Samer Bechelko. Non che dico, ok, mi accontento di ciò che ho. No, non è che io apprezzo il fatto che ci sia una cosa, perché non è affatto scontato che quella cosa ci sia. Quello che dice la Bichia, educa i miei figli, non è mica scontato che quella moglie dico, che può essere una delinquente che non educa neanche i figli. E quindi a questo punto è molto peggio. Ok, d'accordo, soffro per altri motivi, però questo non significa che non apprezzo quella cosa. Noi abbiamo due esempi estremi di apprezzare una parte e di non apprezzare niente. Uno è preso dal Tanakh e uno è preso da un famoso Rav Hasidico, che è Rabbi Zuchia Mianipoli. Rabbi Zuchia Mianipoli, poverissimo, che si considerava sempre in debito con Dio, nel senso che dice, teneva di aver ricevuto più di quello che gli spettasse. L'esempio opposto a Rabbi Zuchia Mianipoli è nel Tanakh, è Aman. Aman chi è? È uno che riceve ricchezze incredibili, riceve un potere incredibile, tutti si inchinano davanti a lui. Ha una bella famiglia, tra l'altro, la cosa che ho sottolineato è una bella famiglia, 10 figli, ha una moglie con cui va d'accordissimo, è una delinquente come lui, va d'accordissimo, quindi sono matrimonio riuscitissimo quello di Aman con Zeresh, sono malvagi tutti e due, quindi funziona benissimo come matrimonio, non può lamentarsi. Però uno non si inchina, potrebbe dire chi se ne frega, Aman no. Per Aman, questo, tutto questo, dice Aman, e no shoveli, non è per me, non vale nulla, davanti se questo non si inchina. Chi non si inchina è Mordecai, cioè una persona che disprezza con tutto se stesso, come disprezza tutti gli ebrei, eppure basta quello. Basta quello. Questo è il problema. Il problema nella gioia è quello di essere Sameach Bechelko. E questo vale per quanto riguarda i rapporti tra persone, per quanto riguarda l'apprezzare ciò che si ha dal punto di vista materiale, ma questo vale anche da un punto di vista spirituale. Noi dal punto di vista spirituale non dobbiamo accontentarci. Da una parte noi non dobbiamo accontentarci, noi dobbiamo aspirare
essere sempre di più. Questa è la. Però nello stesso tempo, anche lì, noi dobbiamo imparare ad apprezzare ciò che abbiamo. Io faccio una lezione di Torah, io devo apprezzare il fatto che faccio una lezione di Torah. L'ho fatto, perché posso farne 10, posso farne 20, posso farne 50, però in realtà devo cominciare con l'apprezzare ciò che ho ricevuto, perché non è scontato che lo riceva, non è affatto scontato che io riceva quello che ho ricevuto. Questo è un discorso che faccio sempre quando io vado a fare gli esami ai bambini della quinta elementare. Che ne sono bravi, devo dire. Meglio di quelli dopo. Ok. La cosa che gli dico alla fine dell'esame, eccetera, eccetera, che comunque loro hanno ricevuto tanto dalla scuola. Comunque la scuola, dal punto di vista ebraico, ha ricevuto tanto. Sarà in chiaro, certo che si può dare molto di più. Certamente la scuola ebraica a pochissime ore di ebraismo, ci sono scuole che hanno enormemente di più. Però intanto devo apprezzare quello che ho ricevuto, perché soltanto apprezzando ciò che ho ricevuto posso poi andare. E questo è l'apprezzamento spirituale. Noi dobbiamo essere capaci di essere Sameach Bechelko anche da un punto di vista spirituale, non nel senso di accontentarci, mi fermo lì, che esiste anche questo è un pericolo, ovviamente. Ma nel senso di riuscire ad apprezzare ciò che si ha e da lì partire. È un po' quello che diciamo ogni Pesach nel Dayenu. Se Dio ci avesse fatto solo uscire dall'Egitto, ci avesse fatto questo, eccetera. Dayenu cosa vuol dire? Vuol dire questo. Ci sarebbe bastato. Non è vero che ci sarebbe bastato. Non è vero che sarebbe bastato, perché la tappa successiva è fondamentale, è importante. Però se io non apprezzo la tappa precedente, io non riuscirò neanche a apprezzare la tappa successiva. E quindi questo è il Sameach Bechelko. Riuscire, mentre se la situazione è sempre non ho niente, non sono riuscito a fare niente, non sono riuscito a ricevere niente, beh, è la situazione in cui non vado neanche avanti, in cui non riesco neanche ad andare avanti. Perché? Perché rimango in depressione totale e non vado e non riesco ad andare avanti. Dopodiché, andando avanti, certo, posso avere aspirazioni enormi. Noi abbiamo un esempio di chi non si accontenta, credo che l'esempio più straordinario di chi non si accontenta lo abbiamo nella Torah, nella parasha di Berotechon, non so, mi ricordo più. Comunque, è quello del Pesach Sheni. Cos'è Pesach Sheni? Pesach Sheni è questo. Ci sono ebrei, viene raccontato che ci sono ebrei che non hanno potuto portare il sacrificio di Pesach perché erano impuri. Perché erano impuri, ci sono varie discussioni su perché erano impuri. Comunque, arrivano da Mosè e gli dicono: beh, noi non abbiamo potuto portare il sacrificio di Pesach. Che facciamo? Vogliamo portarlo. C'è la possibilità di portarlo. E a quel punto a questi ebrei viene concesso di portare il sacrificio un mese dopo. Attenzione. Loro non avevano nessun obbligo di portare quel sacrificio. Perché? Perché erano esentati da quel sacrificio essendo in stato di impurità. Loro chiedono di fare una cosa da cui erano esentati. E questo sì che significa voler andare avanti, voler fare anche ciò che non ho l'obbligo di fare. Questo è andare avanti. Ma questo è positivo. È positivo, assolutamente positivo. Però l'idea è che tutto questo nasca dalla situazione di gioia. Se io ho, per me il sacrificio è una grande gioia, per me far festeggiare Pesach è una grande gioia, a questo punto chiedo anche Pesach Sheni. Se invece per me festeggiare Pesach, oh che bello, ho potuto non farlo, ok? Bene, questo significa in realtà che la gioia delle mitzvot non c'è, ma questo significa che in realtà vivo male tutta la mia vita ebraica. Non so quella ebraica. E questo è in realtà il motivo per cui sulla gioia si insiste così tanto e per cui Sukkot, secondo alcuni, è la festa più importante. Zacco. 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 21. Buongiorno. Cosa c'è da mangiare, Ravarbib? Tante cose, non potete immaginare quante. Mamma mia. E la torta al cioccolato. Tantissimo.